A Misano è arrivata la seconda vittoria di giornata per il Team Italia. L'ha centrata il giovane umbro Danilo Petrucci al termine di una fuga solitaria in sella alla Ducati Barni. Il ventenne di Terni ha fatto una buona partenza ed è passato a guidare la gara al secondo giro. Con un ritmo impressionante ha staccato il resto del gruppo e nelle ultime tornate ha amministrato il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Dietro Petrucci è stata battaglia vera, con quattro piloti a giocarsi i due rimanenti gradini del podio fino all'ultimo metro. Ad avere la meglio è stata la wildcard francese Sylvain Barrier, che dopo un duello non privo di contatti con il suo compagno di squadra, il bresciano Lorenzo Zanetti, ha conquistato il secondo posto. Zanetti è stato ancora una volta protagonista del CIV e dopo l'ottima stagione 2010 nella Stock 600 si è ripresentato al top anche nella categoria maggiore, al debutto con la moto tedesca. Dietro i primi tre si sono piazzati l'esperto Ivan Clementi, pilota di Montegiorgio in sella alla BMW Asia Competition, e la quarta BMW arrivata tra i primi cinque, quella guidata dal marchigiano Michele Magnoni. Tra i migliori 10 l'argentino Mercado, sesto con la Kawasaki Pedercini, seguito da Marco Bussolotti, Lorenzo Savadori, Lorenzo Alfonsi e Fabrizio Perotti. La mia gara è stata molto difficile, soprattutto all'inizio, perché ero molto preoccupato per la partenza, perché era la prima partenza col Ducati, però diciamo che è stata la miglior partenza finora che ho fatto. E sono stato un po' lì, però vedevo che ne avevo qualcosa di più, perciò ho sfruttato il momento e sono andato davanti. Dopo sinceramente non pensavo di staccarli, però abbiamo fatto un gran lavoro, il team Barni è stato bravissimo perché con le gomme usate avevamo un passo nettamente superiore e è un bel giorno perché nel centenario della federazione hanno vinto finora due piloti del team Italia, perciò sono veramente contento di aver fatto questo risultato. Ringrazio la federazione e le Fiamme Oro. Bonjour a tous, nous voilà à Misano aujourd'hui. Très bonne course, tout s'est très bien passé pendant tout le week-end. Je voulais remercier beaucoup le team et tout le monde qui s'occupe de nous. Et j'ai pas fait un très bon départ, mais au fur et à mesure, tout ça, je me sentis à l'aise sur la moto. J'ai fait une petite erreur au bout de 5 tours dans un virage, j'ai voulu passer Zanetti, mais j'ai pas pu. J'ai dû faire un petit tout droit et revenir. Et après, je me suis concentré à bloc pour revenir au maximum sur les autres et à la course et au final on fait deuxième. Voilà. No, sono molto contento perché questo weekend non era iniziato nel migliore dei modi con una caduta, e però sapevo che avevo il passo per provarci in gara. E infatti in partenza mi sono portato subito davanti al comando perché sapevo che Petrucci aveva un buon passo gara e poteva scappare. E innanzitutto tengo a ringraziare davvero la squadra perché ha lavorato ieri fino a tarda sera per rimettermi in sesto la moto e oggi andava bene. E questa per noi era una gara test importantissima in vista dell'inizio del campionato mondiale domenica prossima. Abbiamo fatto una bella battaglia anche con il mio compagno Sylvain. Peccato solo che per un bagaro ho perso Petrucci, però insomma è un bel trio e quindi saranno delle belle lotte anche per le prossime gare. Grazie a tutti.